Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi sono a Magliano e vi farò vedere in questo video alcune manifestazioni che si terranno qui oggi. Buona visione. Buongiorno, siamo a Magliano in Toscana con il sindaco Diego Cinelli. Buongiorno signor sindaco, Buongiorno a voi. bellissima giornata. E oggi che cosa succede a Magliano in Toscana? Allora, oggi finalmente, dopo 2 anni di pandemia, torniamo a celebrare la festa del 1º maggio, festeggiamenti che sono in onore qui a Magliano della Santissima Annunziata, che appunto è il patronimo di Magliano, che è il 25 marzo. Ma ormai da moltissimi anni, come tradizione, viene festeggiato il 1º maggio. Oggi ovviamente è anche la festa dei lavoratori e finalmente, dopo 2 anni di pandemia, è la rinascita un po'. La giornata inizia alle 10:30 davanti al comune con la premiazione che viene fatta, che riguarda il maglio d'argento. Con riconoscenza il sindaco Diego Cinelli. O per capacità professionali o comunque per aver portato il nome di Magliano fuori dalla nostra provincia e, come vedremo più tardi, addirittura nel mondo. Chiamerei qui Marilena Cecchetti, direttamente da Dubai, perché non è molto che è ritornata a Magliano, e quindi anche a lei. A Marilena Cecchetti, che con la sua professionalità porta il nome di Magliano in Toscana, nel mondo, dando lustro alla nostra comunità. Con riconoscenza il sindaco Diego Cinelli. La giornata proseguirà con il corteo storico. Del gruppo bandistico Giuseppe Verdi, che è un gruppo di qui, della banda di Magliano in Toscana, quindi ne siamo orgogliosi ormai da oltre 100 anni. Sì.
Berlusconi. Buongiorno, siamo qui Buongiorno. Con due rappresentanti, la presidentessa Buongiorno. E il veterano della banda di Magliano in Toscana. Esatto. Quando è stata fondata la banda di Magliano in Toscana? Allora, le origini della banda risalgono al lontano 1890, quando un gruppo di maglianesi appassionati di musica iniziarono appunto a costruire un gruppo che poi dopo si è definito come banda. La banda partecipa a dei concorsi, la banda partecipa alle feste di paese, la banda partecipa alle processioni sempre dei paesi. C'è una scuola di musica molto fiorente, per cui il ricambio generazionale è importantissimo, ci sono un sacco di giovani. E oggi sono uscite le prime due ragazze. Esatto. Se posso, alle donne non le si chiede mai l'età, ma quanti anni hai? 11 anni. E Rachele? Per la banda? Come mai? Dove è nata? Allora, da piccola ascoltavo sempre il mio babbo che suonava. Da piccola ascoltavo sempre mio babbo che suonava e mi piaceva ascoltarlo e poi abbiamo provato a fare la scuola di musica e ho continuato a suonare fino a questo momento. Bene, grazie. Poi abbiamo un'altra rappresentante che si chiama Rachele. Anche te ti faccio la stessa domanda, come è nata la passione per la banda? Perché poi la musica la passione ce l'hanno in tanti, ma proprio la banda, lo strumento, che strumento suoni? Il flauto traverso. Ah, e anche Maria. Anche Maria. Il flauto traverso. Com'è nata questa passione? No, a me principalmente mi piaceva la musica, allora ho deciso di iniziare a suonare uno strumento e mi piaceva particolarmente il flauto traverso, allora ho scelto questo. E si è avvicinato ovviamente alla banda. Bene. Grazie, buona giornata.